Caro Lore, tu sei giovane, perciò ci sono certe cose che magari non le sai. E anzi, voglio approfittarne per raccontarti una storiella. Sentiamo, devi sapere, c'era una volta, tanti anni fa, in cui le medie naked erano le rappresentanti un po' povere, sfigatelle, spompate del segmento delle moto da sparo stradali. Poi però con il tempo si sono evolute, hanno cominciato a usare motori super medi, hanno cominciato anche le giapponesi, che erano proprio criticate per questi motivi, a usare componentistiche sempre più di livello, e guarda dove siamo arrivati oggi. Siamo arrivati alla Yamaha MT-09SP e alla Kawasaki Z900SE. Direi che è passato un secolo, visto che tipo di moto sono. Eh sì, le medie naked sono diventate super medie naked giapponesi con componentistica al top. Che tipo di ripresa stai facendo? Non si capisce mai che cazzo fai tu. Caro Igor, mi hai raccontato proprio una bella storiella. Siamo passati dagli albori delle medie naked al presente, alle super medie naked, tra virgolette potremmo dire top di gamma nel loro mondo. Abbiamo detto Yamaha MT-09SP, Kawasaki Z900SE, cioè le rispettive versioni super della Z900 e della MT-09. Perciò cerchiamo di fare subito un po' di chiarezza tecnica e di capire con che cosa abbiamo a che fare oggi, al di là delle livree argento, nera e blu per la Yamaha e nera e verde metallizzato per la Kawasaki. Quindi direi belle classiche, facile da distinguere, perfettamente in linea con il rispettivo marchio. Io non le avrei confuse. Neanche io l'ho confuso, infatti. Non l'ho confuso. Bravo. L'ho confuso? Sì, no. Avrei detto che le confondevi. E invece non le ho confuse. Sei stato bravo. Sono stato bravissimo. E non le ho confuse anche perché le differenze tra queste due moto, a parte la categoria, sono a tutto tondo. A partire da là sotto, dal motore. 3 in linea CP3 per la Yamaha MT-09 da 889 cc e 119 cavalli. 4 in linea. Quasi a cilindrata piena, perché 948 cc e 125 cavalli per la Z900. Di qua un telaio doppio trave in alluminio, super leggero, con le ultime evoluzioni in termini di produzione introdotte da Yamaha. Da quest'altra parte invece telaio in traliccio, in tubi d'acciaio, tra l'altro ben messo in risalto dalla verniciatura verde. Tornando dal lato Yamaha, forcella Kib completamente regolabile, mono Ohlins completamente regolabile con il pomellino del precarico separato, ed è proprio questa dotazione di sospensione a marcare la differenza principale dalla MT-09 normale. E lo stesso vale per la Z900SE, perché il mono è Ohlins anche lì, anche in quel caso con pomello per il precarico remoto. Non credo si usi proprio così, ma pazienza. Forcella a seli rovesciati da 41 mm, completamente regolabile, quindi rispetto alla versione base guadagna la regolazione in compressione. E sulla Z900 cambiano anche i freni rispetto alla versione standard, perché c'è un impianto completamente diverso, in pinze Brembo M432 monoblocco radiali, dischi Brembo da 300 mm, pompa radiale Nissin, tubi in treccia. Di qua torniamo di nuovo alla Yamaha, facciamo un po' questo ping pong di caratteristiche tecniche. Pompa radiale Nissin e pinze anch'esse radiali, in questo caso l'impianto frenante rimane lo stesso della standard. Ho tralasciato qualcosa a proposito delle differenze tecniche? Sì, Lore, hai elencato molto bene tutte le differenze tra le versioni standard e queste versioni super che abbiamo qui, però va anche specificato che le basi di partenza di queste due moto sono un po' diverse. Se infatti per la MT-09SP, che è stata presentata nella sua nuova versione circa un anno e mezzo fa, Yamaha è intervenuta abbastanza approfonditamente anche per quanto riguarda il comparto elettronico.
elettrico, che adesso è davvero avanzatissimo. A parte il nuovo cruscotto TFT, abbiamo infatti una piattaforma inerziale a 6 assi, quindi il meglio che si possa chiedere per gestire traction control, slide control, controllo dell'antimpennata, ABS e via dicendo. E abbiamo anche un quick shifter up and down di serie, quindi potete usarlo sia per inserire le marce sia per scalarle senza usare la frizione. Ta ta ta, pom pom pom. Divertente, funziona benissimo. In casa Kawasaki invece sono stati un po' più conservatori. Infatti, per quanto riguarda l'elettronica, non abbiamo grandissime novità in quest'ultima versione della Z900. Sì, c'è il cruscotto TFT, a dire il vero molto bello, ampio, ben fatto, chiaro e così via. Però sotto sotto l'elettronica è abbastanza basica. Non abbiamo infatti una piattaforma inerziale a 6 assi, quindi il traction control ha poche regolazioni e sicuramente non è raffinato nell'intervento e nella gestione della perdita di aderenza come può essere un sistema basato su una piattaforma inerziale a 6 assi. Altro piccolo limite della Z900 rispetto all'MT-09 è che non abbiamo il quick shifter di serie, previsto soltanto come optional, e quindi anche in questo caso noi abbiamo qui una moto con la quale per cambiare dovete usare la frizione, c'è poco da fare. Oppure usare la frizione. Il classico. Mi scusi, avete smarrito dei cani per caso? No, no. Perché sulla strada Borromea ci sono 2 cani che vagano? No. Non sono vostri? No. No. Le sembra che hai 3 registrato, hai registrato, vero? Ah, ecco. Non ho inquadrato, ma okay. No, perché qua, cioè noi siamo, no, allora poi sembra che allora, siamo io sono, no, aspetta, però, no. Allora, scusate, ma io vedo uno come te, io, tu secondo me c'è la faccia di uno che ha appena smarrito 2 cani. Allora, ci sono 3 persone, esatto, con 3 moto e un furgone, esatto. Uno sta facendo, okay, un video, uno ha in mano una videocamera, moto, vestiti in tuta. Per, che, cioè, ma tu dimmi perché non avremmo potuto portare dei cani, ma è ovvio, ma sicuramente. Ma io ho anche un gatto qui dentro. Ma io volevo, oltre a questo, miau, guarda, miau. Io pensavo di portare anche un porco spino. Ah, solo un porco spino. Un porco spino, pensavo un porco qualcos'altro, ma pensavo... No, e tu non hai capito, cioè, una giraffa. Oppure bisogna essere rapidi col polso a togliere gas e il piede bam marcia dentro quando si toglie gas, insomma fare il lavoro del cambio elettronico col polso e il piedino, polso e piedino per fare il lavoro del cambio elettronico. Questo si può fare in salita, in discesa è meglio evitare di provarci perché il cambio potrebbe non essere completamente d'accordo. Io rapidi col polso sapevo un'altra cosa, però non capisco cosa c'entra il piede. Oh zio, ma hai paura? Guarda, nella mia carriera di tester ho fatto tante cose, ho provato tante moto, le più potenti, anche le più spaventose, ma devo dire che mai come oggi ho temuto per la mia incolumità. Oh! Vai piano, eh! Vai piano! Oh. Bene Igor, abbiamo sviscerato un po' tutto il discorso tecnico, differenze, dotazioni. Ora entriamo nel vivo di come vanno queste moto. Scusa, mi sono un po' scaldato. La rompi. Sono un po' scaldato perché io voglio sapere come vanno queste moto e secondo me anche chi ci segue lì sul canale YouTube vuole sapere come vanno queste moto. In tutte e due le telecamere lo vuole sapere. Più questa. Più in questa, ma secondo me più in quella. Allora, io inizierei dicendo che in entrambe queste moto si riconosce molto chiaramente il DNA dei due modelli base da cui derivano. Quindi sappiate che le caratteristiche fondamentali di queste moto, quindi il 4 cilindri con la sua erogazione molto fluida, che spinge più agli alti ma comunque ha una bella elasticità ai bassi, e il 3 cilindri che invece è una gran coppia lungo tutto l'arco d'erogazione, li ritrovate paro paro in queste moto speciali, perché del resto i motori non sono stati modificati. E una sensazione simile la posso riferire anche per quanto riguarda le prime impressioni di guida, ovvero il fatto che la Z900, essendo un po' vecchia scuola come impostazione, come ergonomia, come posizione del manubrio e anche come distribuzioni dei pesi, è una moto che vi dà confidenza abbastanza in fretta, come facevano le classiche medie giapponesi di una volta. L'MT-09 invece
invece anche in questa configurazione SP, che ha quindi delle sospensioni più sostenute. In ogni caso è un grosso miglioramento rispetto alle vecchie MT-09, che avevano una caratteristica di distanza del manubrio dall'avantreno che a volte ti toglieva un po' di confidenza con l'avantreno. In quest'ultima versione i tecnici Yamaha hanno rimediato abbassando un po' tutta la parte anteriore della moto in modo da renderla più simile alle classiche naked, pur lasciando comunque una vaga impostazione motard, quindi col busto molto eretto, il manubrio molto molto alto che ti mette in una posizione stracomoda, perché sembra quasi salire su un chopper rispetto alla Z900, sì. Che però richiede qualche minuto, qualche chilometro per essere digerita e per essere completamente capita, perché il feeling è diverso, non in senso negativo, semplicemente va capito ed è una moto che va guidata in una maniera un po' diversa, bisogna darle un pochino di tempo prima di entrare completamente in confidenza con l'avantreno della MT. Sono completamente d'accordo con te, però vorrei fare qualche piccola precisazione, nel senso che hai detto bene, Yamaha ha lavorato sull'avantreno della MT-09 per renderlo più tradizionale nelle quote, dunque riducendo la lunghezza della forcella, ma per mantenere comunque questa posizione comoda e retta di cui hai detto bene tu, ci sono due riser manubrio praticamente infiniti, lunghissimi, ed è proprio quello che permette di stare belli dritti. E io, se devo essere completamente onesto, di queste due moto che abbiamo qui oggi non sono riuscito ad apprezzare fino in fondo la posizione di guida di nessuna delle due, o meglio avrei qualche piccolo cambiamento da fare su entrambe. Sull'MT-09 un pizzico di lunghezza in meno dei riser manubrio secondo me non toglierebbe niente al comfort, ma farebbe recuperare ancora un pizzico di feeling tradizionale sull'avantreno e quindi di immediatezza. Sulla Z900 invece, che c'è molto più carico sull'avantreno, rimane una moto comodissima ma rispetto alla MT c'è molto più carico sull'avantreno, quello che non mi ha fatto impazzire è la sella molto vicino alle pedane, molto bassa rispetto alle pedane e anche un po' corta, che quindi vi costringe un po' ad adattarvi alla posizione di guida che più che altro vi impone in un certo senso. C'è lo spazio per muoversi ma non c'è l'abbondanza di spazio che c'è sull'MT-09, quindi in questo senso non ho una vera preferita e diciamo che nessuna delle due mi ha convinto fino in fondo. Va anche detto che queste scelte da parte di Kawasaki e di Yamaha sono in parte comprensibili, perché per quanto riguarda la Kawasaki, la scelta di avere la sella così bassa è uno dei trucchi che hanno sempre usato sulle serie Z per mantenere il baricentro basso e far sentire un po' meno l'eccesso di peso che ha sempre caratterizzato questa linea di motociclette. Infatti il peso in più rispetto all'MT-09 è parecchio, siamo nell'ordine di una ventina di chili. E va detto che però una volta in movimento, sì, in certe circostanze, soprattutto nello stretto, lo sentite, ma quando cominciate ad andare non sembra che ci sia così tanta differenza di peso. L'MT è più alta, diciamo, si giova della sua leggerezza, la Kawasaki è più bassa, il baricentro basso ha una posizione strana, però fa sentire meno il suo peso. Per quanto riguarda il manubrio alto dell'MT-09, invece capisco i tecnici giapponesi, insomma, hanno dovuto mettere quei riser lì perché, tu lo sai, quando c'è da impennare col manubrio alto le impennate vengono ancora meglio. E l'MT-09 per le impennate è la roba. Sì, sì, hai ragione, è uno spettacolo per impennare, però detta così sembra quasi che questa sia una moto impennata e la Z900 invece sia con l'anteriore rivettato al terreno, invece non è assolutamente così, anche la Z900 è una grandissima moto da impennata e si fa forza del suo 4 in linea quasi a cilindrata piena, studiato per esprimere soprattutto coppia più che potenza, perché sì, ci sono 6 cavalli in più di potenza dichiarata rispetto alla MT-09, è vero, spinge tendenzialmente più in alto, ma il 4 cilindri della Z900 è chiaramente messo a punto per esprimere il meglio ai medi. Infatti anche proprio in tema di impennate, a differenza di altre 4 cilindri che richiedono di spostarsi molto più in alto dell'arco di erogazione, la Z900 già ai medi, con un tocco di frizione nelle prime due marce e un minimo di mestiere anche in terza se la cava bene, si può alzare con una discreta goduria. Non è sbarazzina immediata folle nei monoruota come la 09, però attenzione,
non va sottovalutata neanche in queste pratiche. È vero, è dolce, progressiva, rassicurante, forse addirittura per quelli che non sono troppo esperti la Z900 è addirittura meglio dell'MT-09, che invece si mette su una ruota a comando e dovunque. Lo fa con una tale prontezza e con una tale decisione, al punto che magari quelli meno esperti si potrebbero un po' spaventare, non è il mio caso. Giunti a questo punto, caro il mio Igor, però è venuto il momento di andare al succo del discorso, a quello che interessa di più, cioè la guida. Come si guidano queste due moto sulle classiche strade da pieghe, da smanettoni, come quella che abbiamo qui davanti a noi, che abbiamo appena percorso avanti e indietro per scoprire tutte le caratteristiche di questa Yamaha e questa Kawasaki. Io partirei proprio dalla Yamaha, banalmente perché ci sono seduto sopra, sottolineando alcuni spunti che hai dato tu prima, perché con questa sua posizione molto eretta, questo suo essere snella, più leggera, più alta, la sua forza di fatto è il misto stretto, riesce a essere veramente veramente agile. Al netto di quei primi chilometri, quelle prime curve in cui dovete un po' capire il suo avantreno, come dicevamo prima, dopodiché quando iniziate a sbatacchiarla a destra, a sinistra e vi accorgete che state facendo la stessa bassissima fatica che fareste con una praticamente entry level, è lì che viene fuori la forza di questa moto, vi fa saltare da una parte all'altra della sella, da una saponetta all'altra appoggiata sull'asfalto, che manco ve ne accorgete. Al contrario, la Z900 vi fa un po' più lavorare nello stretto e secondo me più che per il peso è proprio frutto della diversa distribuzione dei pesi e del baricentro decisamente più basso della Z900, quindi dicevo vi fa un po' più lavorare di fisico nello stretto. Però poi quando avete davanti a voi una curva un po' più lunga e lo spazio per percorrerla, per mettervi in appoggio, per andare un po' più forte, ecco che le qualità della Z900 vengono fuori. È un po' una moto da spazi un po' più aperti, curve un po' più scorrevoli, ed è lì che si rifà sotto e che torna a mordere forte la coda della MT-09SP. Sì, Lore, sei l'impressione che mi hanno dato queste due moto quando ci siamo ingarellati tra di noi, uno davanti all'altro, scambiandocele. Salendo sulla Z900 hai l'impressione di salire quasi su una Maxi Naked, come movenze, come ingombri, come progressività nel mettere in atto i comandi impartiti sul manubrio. L'MT-09 invece, paradossalmente, più che una super media, sembrava una media, perché è molto agile, scattante, sembra più corta, sembra più piccola, è molto più reattiva a qualsiasi comando le si dia sul manubrio. Questo fa sì, da una parte, che la Z900 sia molto più facile da gestire fin dai primi metri. Infatti ci saltate sopra sulla Kawasaki un attimo, fate ginocchia a terra anche quando si siamo dovuti scambiare le moto davanti al fotografo, quando chi di noi saltava sulla Z un attimo ed era subito ginocchia a terra. L'MT-09 d'altra parte, essendo così reattiva, così scattante, leggera, richiede qualche minuto in più per cominciare a darle del tu, e questo potrebbe magari essere controproducente per quelli che sono veramente alle prime armi. Diciamo, la Z900 sembra una maxi, eppure è più facile all'inizio, ti prende meno in contropiede con le sue reazioni che sono sempre piuttosto paciose. La MT-09SP invece è molto reattiva, molto leggera, molto aggressiva in un certo senso, e quindi volendo ti fa anche andare più veloce, più efficace nel misto stretto, però richiede anche un po' più di manico, anche un po' più di capacità da parte di chi sta in sella di gestire la sua esuberanza. A scanso di equivoci va detto che con entrambe queste moto su un bel percorso di montagna si può andare veramente fortissimo, cosa che abbiamo fatto, e insomma sì, in alcuni tratti magari l'MT-09 ha un po' di vantaggio proprio grazie alla sua maggiore agilità, ma per quanto riguarda il motore sono messe benissimo entrambe. Forse l'MT ha dalla sua il fatto che con questo tre cilindri che risponde con una prontezza immediata e con tantissima coppia fin da regimi bassissimi, vi facilita un po' il compito di andare forte anche quando magari non volete usare le marce. La Z900 invece è un pochino più esigente per quanto riguarda i regimi, anche lei accetta tranquillamente di
andare forte nel misto usando solo una marcia, di solito la terza, però magari in certe situazioni, se siete dietro ad esempio l'MT-09 che con un filo di gas vi tira fuori da qualsiasi curva, vedete con la Z900 magari dovete scalare qualcosina. Ed è proprio qui che viene fuori la mancanza di dotazione di cui avevamo parlato all'inizio, sì. Perché in realtà il motore della Z ha veramente tanta coppia, più di quella che potreste immaginare pensando al classico 4 cilindri. Il fatto è che quella piccola mancanza proprio in basso rispetto all'MT-09 che vi costringe a chiamare in causa un pochino di più il cambio, vi costringe anche ad andare incontro all'assenza del cambio elettronico, che su una versione super di una media naked probabilmente avrebbe meritato di esserci, perché è proprio l'utilizzo del cambio, proprio il fatto di dover pensare a chiudere il gas con più precisione per far entrare il rapporto piuttosto che in scalata a tirare la frizione, sono tutte azioni in più che la MT-09 non vi richiede di fare, non solo appunto per il fatto di avere più coppia in basso, ma proprio perché ha il cambio elettronico con il blipper in scalata, e quindi sono tutte azioni in più che un po' finiscono per disturbare nella guida. Un po' di anni fa era roba normale, eravamo abituati a farlo con qualsiasi moto e sembrava fantascienza quando ci capitava di guidare, di provare una moto con cambio elettronico. Oggi in realtà è un po' il contrario. Esatto. Dalle medie in su il cambio elettronico è la norma, e quando si torna indietro a guidare una moto che ne è priva ci si rende conto di quanti vantaggi dia, e io per assurdo devo dire quasi di più nella guida stradale in questi contesti un po' più stretti che in quella in pista o in contesti più aperti, perché siete lì che vi dovete giostrare tra cambi di direzione, cambi di posizione, frenate, staccate, cartelli stradali, attenzione, le buche, le cose, e dovete pure tirare la frizione, mettere le marce. Sono d'accordissimo, lo dico da sempre, il cambio elettronico con il blipper in scalata è una delle più grandi figate introdotte dal motociclismo negli ultimi anni, e chi dice il contrario non l'ha mai provato, perché non si può dire. Semplice. Il contrario, non si può dire. Caro Igor, visto che siamo entrati nel mondo della tecnologia e dell'elettronica, a questo proposito vorrei approfondire un attimo anche il discorso relativo al traction control e agli aiuti alla guida di queste due moto, perché sulla MT-09 SP abbiamo un pacchetto non solo completissimo ma veramente al passo coi tempi, allo stato dell'arte. C'è la piattaforma inerziale, c'è la possibilità di regolare l'antimpennata separatamente dal traction control, c'è persino lo slide control che passa un po' inosservato perché su una super media naked uno dice ma lo slide control come ci è finito qui, eppure c'è anche quello, e avete la possibilità di gestire i parametri principali facilmente tramite due tasti e la visualizzazione sulla strumentazione. Quindi traction control in modalità M con l'antimpennata disattivato, modalità del gas su due, perché su uno io l'ho trovata ancora un po' troppo aggressiva, almeno nella guida stradale, sì, sono d'accordo. Forse in pista, però quindi modalità del gas su due, e la MT-09 vi permette di divertirvi alla grande, di fare gli hooligan con una buona rete di sicurezza che anche quando si fa sentire lo fa in maniera perfettamente puntuale. Sulla Z900 invece abbiamo, come dicevamo in apertura, un approccio un po' diverso. C'è il traction control, ma il suo funzionamento è un po' più semplice, niente piattaforma inerziale, solo i diversi livelli di TC settati in base al riding mode e traction control che può essere escluso, come per esempio abbiamo fatto noi, nella modalità personalizzabile rider. Ora, dov'è che questo approccio presta un po' il fianco a critiche? Innanzitutto dal nostro punto di vista di smanettoni scapestrati, nel fatto che non potete avere traction control attivo e antimpennata disinserita. Esatto. Quindi se avete il traction non impennate, per impennare non avete il traction, tanto per cominciare. E poi il funzionamento è un po' meno raffinato, diciamo che quando la cava arriva a tagliare lo fa magari in maniera un po' più brusca o non lo fa sempre in maniera precisa e puntuale, dunque
è lì un po' il livello di fino di differenza. E a proposito di tagli, diciamo che se questo diverso livello tecnologico io personalmente non lo reputo un difetto da matita rossa a carico della cava, però parlando di grip, tagli, c'è qualcos'altro a cui bisogna prestare un po' di attenzione. Eh sì, Lore, me ne sono accorto subito appena ci siamo scambiati le moto per la prima volta. La Kawasaki monta delle gomme di primo equipaggiamento che semplicemente non sono adatte a questo tipo di moto. Sono le Dunlop Road Sport 2, che insomma sarebbero delle ottime gomme per delle moto da 60-70 cavalli, delle entry level oppure delle turistiche, ma insomma su una moto da 125 cavalli con velleità sportive, pinze freno Brembo, mono Hollins, forcella completamente regolabile, dai ragazzi, la Kawasaki non potete mettergli delle gomme turistiche che obiettivamente si sente che non hanno il grip sufficiente per gestire al limite tutta la potenza di cui questa moto è capace. Assolutamente, guarda, è un vero peccato perché mortificano l'ottima ciclistica della moto. A me la Z900 è piaciuta molto, ma al limite nella guida veramente sportiva in certi frangenti era proprio a livello di pneumatici un po' la differenza che pativa rispetto alla Yamaha. E per concludere con le differenze ciclistiche, dopo averne citata una che va un po' a svantaggio della cava, vorrei riportare, come dire, in pari la partita con qualcosa che invece va decisamente a favore della Kawasaki rispetto alla Yamaha, e sono i freni, perché il nuovo impianto della versione SE della Z900 non solo è tanto superiore a quello della Z900 standard, ma è superiore anche a quello dell'MT-09. Il mordente, il feeling, la qualità generale della frenata è tutta a favore della cava. La MT-09 SP frena assolutamente bene, l'impianto è proporzionato alle prestazioni della moto, ma provandole assieme non c'è dubbio che entrambi, credo di poter dire, abbiamo preferito quei freni. Sì, sono d'accordo, l'MT-09 non ho mai capito perché frena meglio a caldo che a freddo, però in generale la Z900 in quanto a freni è superiore. Bene, caro Igor, giunti a questo punto, però c'è una cosa importantissima di cui non abbiamo ancora parlato per entrambe le moto, e cioè Kawasaki Z900 SE e Yamaha MT-09 SP in cosa davvero si differenziano rispetto alle versioni base, e soprattutto se le differenze di prezzo valgono queste caratteristiche superiori. Ricordiamo che, come tu sai benissimo e ricordi a memoria tu quei numeri, proprio una lince, tutto chiedimi, la Kawasaki Z900 SE costa 11.540 euro, cioè 1.500 in più, sei un paraculo pazzesco, della sua versione base. La MT-09 SP invece, non ti do le spalle perché voglio vedere un po' cosa fai adesso, costa 11.999 euro, cioè esattamente 2.000 euro in più della sua versione base, che costa 9.999. Adesso, visto che si parla di caratteristiche di guida, se vuoi puoi continuare tu, che invece i numeri non te li ricordavo. Allora, a parte i soldi, la differenza di prezzo, dai, non stiamo a guardare queste cose. Qual è la vera differenza tra queste versioni base? Sì, ti ricordo che quelli che ci guardano lì dietro, cioè le comprano le moto, quindi magari gli interessa sapere cosa costano. Ma non sono tutti ricchi? No, perché sennò avremmo già in redazione delle valigette piene di soldi mandate da loro. Invece non mi risulta che abbiamo valigette piene di soldi, quindi immagino che per loro comunque il discrimine tra un costo allora, e un altro. Fate una cosa, prendete le versioni base e la differenza di prezzo ce la mandate a noi. Vedi, abbiamo risolto. Bravissimo, così abbiamo risolto perfettamente. Tra l'altro, così se ne vendono 500-600 pezzi, non so quante ne venderanno, un migliaio di pezzi ciascuna da qui alla fine dell'anno. Andiamo a Ibiza quest'estate. Ma altro che Ibiza, ce la compriamo Ibiza, ragazzi. No, vabbè. Cioè, no. Se volete fare così fatelo, però torniamo a noi. La differenza è molto banale, talmente banale che si sarebbe potuta dirla anche senza provare le moto. Però vabbè, noi le moto le abbiamo provate, perciò ve lo possiamo confermare. Semplicemente queste versioni speciali dell'MT-09 e della Z900
innalzano l'asticella, il limite, le capacità nella guida sportiva dei rispettivi modelli base. Questo vuol dire, tradotto in soldoni, beh, su strada abbiamo più stabilità, più sostegno dall'avantreno quando si va a staccare forte e insomma non abbiamo quei limiti che magari potrebbero emergere nella guida veramente all'attacco su delle supermedie naked giapponesi che, come ben si sa, sono tendenzialmente sviluppate avendo in mente la guida stradale senza esagerare con i ritmi. Scendendo nello specifico, avendo provato sia la versione base della Z900 sia la versione base dell'MT09SP, quello che posso dire è che forse tra la MT09SP e la MT09 standard, ultima versione, passa meno differenza rispetto a quella che c'è tra la Z900 base e la Z900 SE. Infatti la versione base della Z900 l'abbiamo un po' criticata per quanto riguarda le sospensioni, perché insomma nelle sfide con le super medie naked europee in particolare magari andava in affanno un pochino prima rispetto alle altre. Dell'ultima MT09 invece abbiamo parlato benissimo anche della versione standard, perciò se quello che interessa a voi è una moto con cui divertirvi per strada, spassarvela facile e che vi consenta anche di andare forte, vi garantisco che la MT09 in configurazione base è ampiamente sufficiente per questi scopi. Certo, poi se volete fare il passo successivo, se volete andare un pochino più in là, volete qualche volta andare in pista, questa versione SP con le sue dotazioni, col mono Hollings, con la forcella completamente regolabile, è sicuramente superiore per quanto riguarda le capacità nella guida puramente sportiva. Caro Igor, hai detto un po' quello che avevo in mente io, ma da un altro punto di vista, perché io molto più brevemente la voglio mettere in questo senso. Tra una MT09 e una Z900 credo che oggi sceglierei la MT09. Tra la MT09SP e la Z900SE invece la scelta è molto più difficile, più sottile, più legata alle preferenze in termini di guida, in termini di feeling alla guida e anche estetiche personali. Alla fine forse andrei sulla cava, ma è veramente una lotta tirata, molto più tirata di quella che c'è tra le versioni base, e questo è un altro modo per dire come tra la Z900 standard e questa SE ci sia un gradino forse più marcato che tra l'MT09 standard e l'SP. È vero, l'abbiamo detto più volte oggi parlando di queste moto nelle nostre pause tra gli smanettamenti vari. La Z900 SE è un po' l'apoteosi del concetto di naked da sparo vecchia scuola, quindi la classica naked giapponese portata all'ennesima potenza e patente perfetta quasi sotto ogni punto di vista. L'MT09SP invece è l'apoteosi della supermedia elettronica high-tech giapponese, mega motore, super reattiva, leggerissima, elettronica al top, e insomma, come hai detto tu, sono due filosofie differenti che potrebbero incontrare gusti diversi. Io ad esempio ho preferito l'MT09SP perché sai che sotto l'aspetto hooligan sono un po', però sì, anche la Z900 devo dire che la sicurezza che mi ha dato quando dovevamo fare un po' i pirla davanti al fotografo mi è piaciuta molto. Una cosa però, cara Kawasaki, metti il cambio elettronico su questa moto. Eh sì. Bene, cari smanettoni, per questo video, per questa comparativa tra Z900 SE e MT09SP è veramente tutto. Noi vi invitiamo, io e la seconda voce qua, la persona di Igor. Calmati un attimino, ti prego, se no non riesco a concludere. Vi invitiamo a mettere like al video se vi è piaciuto, a iscrivervi. Dovrei dire iscrervi, però che secondo me c'è ripetere. Iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, a commentare qui sotto. Commentare! Con qualsiasi domanda e curiosità abbiate su queste moto. Per il resto seguiteci sulla rivista! Nell'edizione digitale, sui nostri canali social. E ci vediamo ancora settimana prossima. Su YouTube con un nuovo video a base di Tocazzo! No, era gas!